Chiara affetta dall'MC dal 2007, in trattamento con Glivec fino al 2011, poi Tasigna al 2015 e poi Sprycel fino a maggio 2018. Sospeso per inizio gravidanza, aveva una risposta MR4 0.0048, in 4 mesi ha raggiunto 0.7. Ora sono alla 19ª settimana di gravidanza. Quali le raccomandazioni della letteratura per assunzione farmaci in gravidanza? Allora, la letteratura dice che non c'è la possibilità di riprendere gli inibitori in gravidanza perché passano attraverso la barriera e quindi ci potrebbe essere il rischio di dare problemi al feto e quindi al bambino in corso. Se c'è stato questo aumento di molecolare, Chiara non si deve preoccupare perché comunque sia è ancora diciamo, al di sotto dei livelli in cui c'è la perdita della risposta citogenetica completa. Verosimilmente qui dovrebbe essere iniziato un altro farmaco che è l'interferone. Ha passato già i primi 3 mesi di gravidanza, quindi può essere utilizzato con sicurezza, che è verosimile che tenga a bada questo piccolo residuo di molecolare fino alla fine della gravidanza.